stabilimento OM Carrelli Elevatori di Bari, 224 dipendenti che saranno riassorbiti e produrranno tasti ad alimentazione ibrida. Costituito a Bari il comitato provinciale che sostiene Io Reattivo il Lavoro, campagna raccolta firme a sostegno della proposta di legge a tutela dei lavoratori delle aziende confiscate alla mafia. Ben ritrovati su CGL Bari TV, lo avete sentito dai nostri titoli, sarà un'azienda britannica a rilevare lo stabilimento OM Carrelli Elevatori di Bari. Saranno 224 i dipendenti ad essere riassorbiti e produrranno taxi ad alimentazione ibrida, i particolari in questo servizio. Chiusa positivamente la vertenza OM Carrelli Elevatori, il sindacato ha giocato un ruolo importante stando a fianco dei lavoratori e sostenendo di continuo la loro lotta che è cominciata 2 anni fa. Sì, la parte nostra è stata veramente molto complicata. La vertenza, come dire, oggi possiamo anche dirlo, è inutile nasconderlo, sembrava compromessa, specie dopo il forfait del progetto, il primo progetto di taxi di Saltanamacchia e un altro paio di manifestazioni di interesse che poi si sono andate via, sono sparite. Devo dire che la caparbietà, la tenacia dei lavoratori a sostegno della vertenza, di noi, della FIOM come degli altri sindacati, come dire, l'hanno avuta vinta, nel senso che il Ministero e tutti gli altri attori in campo sicuramente si sono sentiti continuamente sollecitati e stimolati dalla necessità di trovare una soluzione, vista la volontà dei lavoratori non solo e semplicemente di recuperare, avere un nuovo posto di lavoro, ma salvaguardare questo patrimonio industriale. Quindi, come dire, questa è veramente una bella storia con un lieto fine, dove il sindacato insieme all'azione dei lavoratori riescono a recuperare una situazione che sembrava ormai compromessa. L'ipotesi di accordo raggiunta a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico prevede la presa in carico da parte dell'azienda britannica Fraser Nash dello stabilimento OM Carrelli Elevatori con un investimento di circa 80 milioni di euro. La FIOM CGL Bari ha posto come condizio sine qua non la riassunzione dei 224 lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Lo start-up della produzione di taxi ad alimentazione ibrida durerà 5 anni, il che significa che entro fine 2030 saranno assunti 49 lavoratori, il prossimo anno altri 88 e via dicendo, fino a quando, entro il quarto anno, si procederà a nuove assunzioni, avendo smaltite tutte quelle dei dipendenti che erano stati messi in cassa integrazione. È un'ipotesi d'accordo necessaria, visto il dramma della disoccupazione, specie in un periodo così, dove la crisi economica colpisce duramente tutte le aziende in realtà. È un accordo che comunque mostra una controtendenza nel territorio di Bari, perché comunque diciamo, il vantaggio vero è quello che 220 famiglie si sono salvate e non sono più sul baratro della disoccupazione. Per i lavoratori in cassa integrazione finisce un incubo cominciato quasi 2 anni fa, da quando il gruppo tedesco Kion aveva annunciato il disimpegno dal sito barese. È stata la sinergia fra sindacato e istituzioni a portare alla risoluzione positiva di questa vertenza. Sì, in effetti sin dal primo giorno non ci hanno mai lasciato soli, in effetti hanno tentato più volte appunto di mettersi insieme e fortunatamente hanno portato a termine questa bella notizia, però non neghiamo che ci sono stati anche dei momenti critici in questa trattativa, in questi 18 mesi, però fortunatamente poi con le loro sinergie unite in pratica ci hanno portato a questa bella notizia. Si chiama Valorizzazione Giovani Dirigenti, il progetto che ha portato all'elezione di Saverio Fraccalvieri a componente della segreteria Filctem, la Federazione Italiana Lavoratori Chimica, Tessile, Energia, Manifatture. Vediamo. Eletto all'unanimità componente della segreteria Filctem Bari, Saverio Fraccalvieri, 41 anni, dal 1994 ricopre la carica di RSA RLS all'interno del gruppo Natuzzi SPA di Sant'Eramo in Colle. Dal 1 maggio 2000 viene chiamato dalla Fillea CGL Bari per seguire un progetto interregionale condiviso tra Puglia e Basilicata per il distretto del mobile imbottito. Dal 14 febbraio 2006 viene eletto nella segreteria provinciale della Fillea
Ikea, dove oltre a seguire il settore del mobile imbottito, inizia a seguire il settore dell'edilizia e dei manufatti fino al 31 ottobre 2012. Dal 1 novembre 2012 entra a far parte della Filctem CGIL di Bari. L'incarico che mi è stato dato dal segretario generale è quello di seguire il settore TAC, tessile, abbigliamento, calzaturiero. Il settore oggi conta ancora 5.285 imprese. Nel 2011 hanno esportato merci per 649 milioni di euro, più di 304 milioni nei primi sei mesi di quest'anno. Questo vuole dire che il sistema, pur avendo risentito la crisi, presenta ancora vitalità e dinamismo. Le produzioni pugliesi sono artigianali. Quindi che cosa intende fare il sindacato avendo questo come fiore all'occhiello? Continuare su questa logica, perché l'interesse del sindacato è quella di valorizzare e conservare ancora oggi il valore artigianale delle nostre maestranze, cioè dei lavoratori e delle lavoratrici che lavorano nel settore. Per valorizzare il Made in Italy non si può competere con quantità e lavoro, ma innovando prodotti e processi, secondo me si potrebbe superare oggi la crisi. E a Saverio vanno i migliori auguri di tutti noi per la prosecuzione del lavoro che già da qualche mese sta condividendo con la Filctem CGIL Bari. Costituito il comitato provinciale che sostiene Io Riattivo il Lavoro, campagna raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici di tutte quelle aziende confiscate alla mafia. Conferenza stampa nella sala consiliare della provincia di Bari, conferenza che è stata anche l'occasione per il lancio della campagna e per la presentazione del comitato composto da un congruo numero di associazioni. Sentiamo. Anche Bari ha il suo comitato provinciale che sostiene Io Riattivo il Lavoro, campagna di raccolta firme, a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per l'emersione alla legalità e alla tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla mafia e alla criminalità organizzata. La CGIL ed altre associazioni impegnate nella lotta alla criminalità organizzata hanno scelto lo strumento di una proposta di legge di iniziativa popolare sulla quale raccogliere centinaia di migliaia di firme per ampliare l'attuale copertura degli ammortizzatori sociali, favorire l'emersione alla legalità del momento della gestione da parte dell'autorità giudiziaria e sostenere il percorso di riconversione delle aziende per rilanciarle nella fase di confisca. Il Comitato Provinciale di Bari è composto da ARCI, Libera, Avviso Pubblico, ACLI, SOS Impresa, ANM, Consorzio Meridia, Consorzio El Pendù e Associazione Onda Pazza, che hanno l'obiettivo di raccogliere 30.000 firme. Questa iniziativa si caratterizza ancora di più per la sua alta valenza sociale, soprattutto in un periodo in cui vengono messi in discussione i diritti e le tutele dei lavoratori e delle lavoratrici. Per cui credo che sia fondamentale riprendere da questo punto la discussione per allargarla su temi di carattere più generale e riportare la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, la tutela del diritto al lavoro ai livelli precedenti all'intervento del Ministro Fornero. Questa legge, se vogliamo, proverà a chiudere il cerchio, a spiegare e ad agire contro le mafie dal punto di vista economico. Le mafie sono, lo diciamo sempre, sono un fenomeno sociale ma sono anche un fenomeno economico e come tali vanno sconfitte. Per questo questa legge è importante e anche per il valore simbolico oltre alla fortissima valenza pratica che sottintende. Il ruolo dell'ARCI. L'ARCI è la più grande associazione laica presente in Italia, è un'associazione di partecipazione, un'associazione che è impegnata da anni non soltanto nel riutilizzo di molti beni confiscati, ma anche attraverso la carovana antimafia sta raccontando questo paese dal punto di vista dell'illegalità, della lotta alle mafie e soprattutto di quello che oggi in Italia si può definire un vasto movimento di antimafia sociale. Da questo punto di vista non potevamo non esserci e siamo orgogliosi di far parte di questo coordinamento. L'importante partecipazione di queste associazioni, così diverse fra di loro, che decidono di scendere in campo a sostegno di questa battaglia per tutelare i lavoratori delle aziende confiscate e sequestrate alla mafia, testimonia la ferma volontà di favorire l'emersione alla legalità e quindi di produrre lavoro buono, attrarre investimenti sul nostro territorio, ha dichiarato Pino Gesmundo, segretario generale della CGIL di Bari.
La Puglia, terra di migrazione, protagonista in questi ultimi 30 anni della storia migratoria del nostro paese. È stata questa la motivazione per cui è stata scelta Bari come città in cui celebrare la 99esima edizione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Tante le comunità straniere che hanno partecipato in cattedrale alla Santa Messa e a seguire pranzo multietnico. Vediamo. La Puglia non ha mai cessato, fin dagli sbarchi degli albanesi all'inizio degli anni 90, di essere terra di sbarchi e di arrivi di molte persone immigrate e richiedenti asilo, con la presenza anche dei Tre Cara, Bari, Brindisi e Foggia, e del CIE di Bari, ma anche di una significativa rete di enti locali che hanno aderito al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Lo ha ricordato Monsignor Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes della CEI, che ha ribadito quanto profondamente la Puglia abbia vissuto il dramma della tratta degli esseri umani e del caporalato. Un fenomeno che tocca tutto il nostro paese e che non va ignorato. Nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, Papa Benedetto XVI ha chiesto di guardare i migranti come esseri umani, con un volto, una storia, competenze professionali e risorse. Rispettare i diritti fondamentali inalienabili del migrante, considerandolo una persona, molto spesso sfruttata e abbandonata, è il messaggio della CGIL di Bari, ospite della giornata del rifugiato. La CGIL di Bari è impegnata da moltissimi anni sul tema dell'immigrazione, almeno da 20 anni è impegnata sul tema dell'immigrazione, e insieme alle associazioni, alla Chiesa, alle altre organizzazioni sindacali abbiamo svolto sempre un'attività di accoglienza e di sensibilizzazione, ma non solo. Quindi in questa giornata noi abbiamo partecipato come abbiamo partecipato sempre, ma bisogna andare oltre. Cioè non basta parlare di accoglienza, non basta continuare a parlare di sensibilizzazione, che sono temi molto importanti. Bisogna andare oltre e bisogna iniziare a parlare concretamente di politiche di integrazione. L'immigrazione per la CGIL è un tema molto importante, perché sono lavoratori e noi per difendere i lavoratori dobbiamo difendere tutti i lavoratori insieme. Non possiamo dire ci sono lavoratori di serie A, di serie B, i lavoratori sono uguali, e difenderli insieme in qualche modo riusciamo a garantire le stesse condizioni per tutti e a difendere le conquiste che sono state conquistate con molta fatica, molto sudore, molti sacrifici dai lavoratori italiani. Grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci sul nostro canale CGIL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cglbari.it. Vi ricordo che il nostro settimanale di approfondimento va in onda anche su Delta TV, canale 78 del Digitale Terrestre Puglia e Basilicata, tutte le mattine intorno alle 7:40 in replica alle 24 circa. Buon proseguimento, arrivederci.